Ehi, sono con un collega speaker direttamente da Dubai, sono in compagnia di... Fabio Gallerani. Sì, esatto, sono vicepresidente per le vendite digitali per Confassazioni Management e la ragione per cui sono qui è perché la mia missione imprenditoriale, sono a capo di un'istituzione formativa che trasferisce competenze digitali a imprenditori, professionisti italiani in Italia e nel mondo, è perché credo nell'aggregazione di coloro i quali vogliono di più e non hanno un piano B. Quindi credo che Confassazioni sia in Italia una sorta di gruppo di alto livello che unisca persone innovative, quindi è molto stimolante essere qui. Mi hanno detto che è stata una giornata stimolante ma anche abbastanza straccante, costruttori di futuro, ha detto il presidente Angelo Deiani. Esatto, io credo che il futuro sia un insieme di infiniti presenti. Cosa vuol dire questo? Che se non si parte nel presente a costruire il futuro con idee innovative, il futuro sarà sempre uguale, no? E quindi credo che unire menti innovative in tutti i settori, tutti i vertical, no, del business, dalle vendite al marketing, all'organizzazione aziendale, a qualsiasi cosa, sia fondamentale. Anche la struttura di Confassazioni che permette a persone autorevoli che hanno competenze reali, pratiche, di interagire e scambiarsi punti di vista, magari anche su un argomento comune, ma veicolato poi con l'obiettivo finale di innovare adesso nella pratica e far accadere le cose, sia straordinario per l'Italia, perché io vivo all'estero, quindi... Eccezione c'è a Dubai dell'Italia? Allora, la mia impressione è che l'italiano nel mondo sia veramente venerato come il più creativo e innovativo in assoluto. Fattore di bellezza, siamo qui in questo luogo bellissimo. Cioè, l'Italia è il posto più bello al mondo, c'è poco da fare. Quello che critico io a volte dell'Italia è un ambiente a volte depotenziante che impedisce alla creatività e anche all'intraprendenza dell'italiano di espandersi. Sembra quasi che si vengano messi sempre dei paletti che non capisco. Però in ambienti del genere poi mi ricredo, perché in realtà è anche un'illusione, no? Uno non deve mai fermarsi all'apparenza. Io sono stato negli Stati Uniti, poi negli Emirati, Sud America. L'italiano è sempre al top, ovunque vai. Però c'è anche bisogno di ambienti del genere dove anche in Italia ci si può trovare, stare bene e condividere idee, quindi devastante. Grazie per questa intervista, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Che fate. Entro a Dubai. Assolutamente, tornerò la settimana prossima. E... Hai seguito il mondiale da Dubai? Sì, sì, era vicino infatti in Qatar, e anche se non c'era l'Italia, però è sempre eventi importanti. Ti favi? Ma io tifavo il Brasile, ma poi è uscito. Adoro. La mia preferita, grazie. Devo giocare, erano potenti. Genshi, ciao. Ciao, ciao, ciao.